Benvenuti su Eka Gaming, eccoci alla 15ª parte del gameplay di CatCast 2. Se parte, ci sta mettendo una vita. Intanto vi ricordo che tra poco uscirà CatCast 3. Penso che abbia deciso di non partire, quindi... Rieccoci al secondo tentativo, ok, ora è andata. Non lo so, la prima volta non gli andava forse di iniziare. Sarà stancato pure lui forse del gameplay. Comunque andiamo avanti. Eravamo arrivati intanto al livello 107 e esplorato quasi tutte le caverne, i sotterranei, e fatto quasi tutte le missioni secondarie. Quindi in questo video ci concentreremo principalmente sulle missioni secondarie, visto che da 63 a 67 non sono molte, quindi ne mancano poche. Cercherò di fare più missioni secondarie possibile, quindi cerchiamone subito una nelle vicinanze e iniziamo subito alla grande, perché non c'è, almeno qui non ci sono. Qui ce n'è una di livello 100, vediamo se ce n'è una con un livello più basso da qualche parte, altrimenti andiamo da quella. Non ce ne sono di livello più basso, ce n'è una di livello 72 lì in alto, praticamente entrambe vicine. Quindi andiamo. Io ancora non so usare i portali, quindi non ho minimamente capito come si usano i portali per passare, cioè per saltare le zone, quindi praticamente mi devo fare tutto a piedi. Veramente non ho la minima idea, cioè non sono per niente chiari. Ci potevano mettere un nome, qualcosa che rendeva più chiaro comunque l'utilizzo dei portali. Qui c'è una cosa nascosta. Intanto almeno ne approfitto pure per salire un po' di livello, magari per quando arrivo alle missioni sarò a livello 108. Altra cosa poco chiara è quanto manca per, tipo, per salire di livello, perché tipo da qui dice livello, non è per niente chiaro praticamente quanto manca all'aumento del livello. Ok, sono lì entrambe le missioni, vado a fare prima quella di livello 72. Quindi passo da qui. Vediamo se riusciamo davvero ad arrivare a livello 108 prima di arrivare alla missione. Non credo. Vediamo questa caverna se è fattibile. È bloccata, quindi niente. Livello 108, ottimo. Quindi salito di livello. C'era una... Sì, possiamo sbloccare anche questo. Che roba c'è dentro? L'armatura da spettro, ok. E andiamo a fare la missione di livello 72. Eccoci. Guerriere, ho bisogno di una conferma. Mostratemi dove avete trovato l'elmo di Mian. Ma che te frega a te? No, non ci sarà una cerimonia funebre per Mian sino a quando non confermerò il suo decesso. Si trovava nel paese dei cani, vero? Allora aspettatemi nel punto che ho indicato. Ok, che ha indicato? Io spaventato dall'acqua, ho solo bisogno di un secondo. Vabbè, voi andate avanti. Ok, noi andiamo avanti. Ah, devo solo attraversare l'oceano. Qui c'è un'altra cosa che posso aprire. La corona del re scheletro. Ok, proseguiamo. Eccoci qua nel punto indicato. Perché sono arrivati dall'altra parte? Cioè, se il mondo dei gatti era giù... O non sono loro? Chi sono questi? No, sì, state dicendo che il capitano sta venendo qui. Ah, eccolo. Ciao, capitano. Sei ancora vivo e vegeto, è arrivato il momento di morire da traditore. Oddio, con chi devo combattere? Ma cos'è tutto questo trambusto? Basta ralle... Gatti intrusi, mi libererò... Con chi devo combattere? Li devo punire io? Allora vedremo chi è abbastanza forte da sconfiggerli per più. Devo combattere con tutti, praticamente. Benissimo. Beh, te è inutile che ti colpisco. Ah, si ammazzano pure tra di loro, ottimo. Ok, fatti fuori entrambi. Fammi andare a raccogliere questa. Ok, v'ho liberato di tutti e due.
Grazie a mia volte, ora posso iniziare la mia nuova vita. Vabbè, ciao, grazie per tutto il vostro gattastico aiuto. Qui la zampa. Spada soldato, che non ci faccio niente, a livello bassissimo. Lì c'è... missione completata, pensavo di essere salito di livello, ma no. Qui c'è... 20 punti esperienza, ok. Ci faccio tanto. Prendiamo pure queste due monete. Otto doggo, ho poco, però potrei... Vediamo prima cosa c'è qui dentro, c'è qualcosa che non ho preso. Nascondiglio nascosto. Posso aprirlo? Sì. Era meglio non aprirlo? Sì. Non ho visto neanche che livello era, però non sembra tanto complicato. Però se ne va, cioè attaccami. Ok, fatta. Si è aperto quello, prendiamo prima le casse. Quindi, cassa 1, monete. Cassa 2, monete. Cassa 3, monete. Mo, ce n'è un bel po'. Ultima cassa. La corona del re scheletro, che non ci faccio assolutamente niente. Segrete completate, perfetto. Quindi possiamo uscire da qui. Qui c'era il... trovi un pezzo di carta. Nel caso di... aver nascosto la chiave, vabbè. Questa l'avevo già presa, possiamo andarcene. Con le monete adesso sto messo abbastanza bene. Posso andare da Otto Doggo e migliorare. Però prima di migliorare l'armatura, vediamo se c'è qualche armatura che potrebbe essere migliore rispetto a quella che ho. Quindi andiamo a vedere. Questa peggiora. Questa sembra che migliori tutto rispetto a quello che ho. Anche la resistenza all'arcano. Io ho questo coso che mi dà la difesa più 10%. Questa è livello 43, livello 50, quindi è anche più bassa di livello. Tecnicamente forse passare a questa non sarebbe una cattiva idea. Quindi cambiamo. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro che può migliorare. Ok, tutto il resto sembra... anche perché comunque è tutto di livello più basso, quindi difficilmente potrà essermi utile. Continuiamo. Sembra... intanto vediamo che ho quasi completato tutti i pezzi dell'armatura. Me ne mancano due. Ok, niente. Passiamo al cane. Vediamo se per il cane c'è qualcosa che andrà a migliorarlo. Qui no, qui no. Questa spada, però lui comunque vorrei fargli usare magie da lontano, quindi no. Però vediamo l'elmo. In realtà peggiorerebbe la magia, quindi tieniti il parrucchino. Andiamo avanti. Anche a lui forse questo, però peggiora la magia. Migliora un po' tutto il resto. Sta maschera. Potrei migliorarla di livello, visto che è livello 20, e vedere se gli aumenta un po' la magia. Questa forse la maschera potrebbe essere utile. Intanto andiamo avanti, vediamo qualcos'altro. Anche questo migliora tutto, tranne la magia, ed è livello 22. Forse quasi quasi gli darei questa, più che quella maschera. Anche questo, ma poco. Qui di poco. Ok, direi dov'era questa. E cerco di aumentargliela di livello. In teoria dovrei aumentare di 130 la magia. Vediamo se è fattibile. Quindi andiamo. Dov'è? Però perché non me le mette all'inizio? Cioè, mettimi subito le cose che sto usando. Dove stanno? Ah,
giustamente lui migliora le armi, ovviamente non posso migliorare l'armatura. Ok, quindi migliorerei le armi. Allora, il bastone del fuoco costa poco migliorarlo, quindi più 6, in teoria dovrei aumentare di 120, 6, 12, 18, direi che non ci arrivo, però posso cercare di spendere. Ok, miglioriamolo di 10 livelli, quindi ho un po' compensato la perdita e nel mio caso pure qui vorrei spendere intorno ai 5.000, quindi miglioriamo di 5 livelli. Ok. E poi cerchiamo KitKat per migliorare le armature. Allora, siamo a 64 missioni su 67. Vediamo se qui ce ne sono altre. Qui c'è... Allora, qui ci sono delle grotte non completate che potrei provare a completare, però volevo fare prima le missioni che non vedo. No, ci sono tutte grotte non completate. Un bel po', direi. Posso provare a completarle tutte. Missioni, niente qui dalla parte dei cani. Ah, eccola, una di livello 95. Quindi posso andare intanto a cercare le grotte. Quindi salviamo. Quindi, primo step, salvare. Secondo, andare verso le grotte. Quindi cerchiamo di completare un po' tutto. Vediamo che cosa manca. Qui niente. Quella, tomba del lupo, che non so se la posso fare. Trono di lupus, niente. Quindi andiamo dritti su. Facciamo fuori prima questo. Leva, dai, levati la protezione. Ecco qua, ciao, addio. E andiamo. Allora, andiamoci a prendere 20 XP. Sì. Eccola qui, andiamo. Vediamo se possiamo prendere qualcosa. Qui non capisco che cosa mancava. Allora, da qui non posso andare da nessuna parte, quindi non era... Stavo andando diretto verso una sfera. Vabbè, facciamo fuori questo. Ok. Credo che ci sia un passaggio da qualche parte, però dove? Magari evitiamo di stare proprio davanti alle sfere. Qui non si passa. Questa, ma non credo che me l'ero dimenticato. Ah, mi è migliorato il parrucchino. Cioè, mi ero dimenticato questa. Com'è possibile? Boh, vabbè. Usciamo. Vediamo se... Sì, mi ero dimenticato quella. Vabbè. Qui c'è qualcosa? No. Quella, ma non mi ricordo se la potevo fare. Vediamo da quest'altra parte dove sto. Dall'altra parte delle rocce, quindi prendiamo questi 20 XP. Facciamo il giro. Leva la cupola. Però è barare tenersi sta cupola in testa tutto il tempo. Levala, dai. Ok. Ed eccoci all'altra caverna. Anche qui. Benissimo. Dai, vieni. Ok, andato. Benissimo. Riesco a farmi colpire sempre. Ok, fatto fuori quello. Ma... Ah, ecco, qua c'è un passaggio. Mancava solo questo, il gilet da bardo. Vediamo se mi dice che ho completato. Segrete completate. Ok, mi mancava solo questo. Sicuro riesco a farmi colpire di nuovo. Ok, possiamo uscire. E abbiamo completato anche questo. Che manca?
Ne ho vista una in basso, quindi andiamo. Ciao. Ok, dov'era? Eccola. Qui che manca. Questo spara proprio velocissimo. Non ho idea di quale sia il lato in cui devo andare. Proviamo di qua. Di qua? No, chiuso. Qua in basso? No. Qua. Ok. Mi mancava questo. Credo che siano completate, ok. Però già che ci siamo facciamo fuori tutti. Mi dispiace lasciarli qui così. Ok, qui c'è un passaggio? No. Anche perché credo che sia solo quello. Quindi niente, rifacciamo il giro. Ciao. Ok, fatti fuori tutti. Qui c'era qualcosa? No. Va bene, possiamo uscire. Sarà questa l'uscita? Sì. Ok, vediamo se c'è qualche altra. Lì c'è una. A segno del re c'è una. Dov'era? C'era una cassa dorata. Eccola. Che ci sta dentro? Drago di ghiaccio. Ok. Quindi siamo. Vediamo che cosa. Lì c'è Hot Dog che al momento non mi serve. Lì non ho completato, quindi vado su quell'isola. Anche qui in basso credo non ci sia niente. Qui sembra niente. Quindi direi quell'isola e poi provo a vedere se il nido di Viverna mi fa entrare. Ehi tu? Ok, dov'è? L'isola sta qui. Entriamo. Ah, qui c'erano praticamente solo le tre casse dorate. Uno. Cioè. Ma che davvero? Ma vergogna. Dai, non si fa. Cioè, una. Tre monete. E ne ho prese in giro. Questa. Livello 80. Ce la possiamo fare, andiamo a farlo. Allora, andiamo subito di qua. Comunque dovrei migliorare un po' pure gli incantesimi perché non livello 109 non fanno assolutamente nessunissimo danno. Ciao. Allora, da qui credo che ritorno indietro, quindi ci vado dopo, vediamo giù. Da qualche parte qui no. Ciao. Dio, un po' troppi incantesimi. Ho visto una cosa gigante in fondo. Non era una.
Oddio, andiamo a vedere. Ciao. Possiamo essere amici? Non ti ho fatto niente. Resiste pure agli attacchi. Fantastico, non gli faccio niente. Perché sto continuando a essere colpito anche se non sono vicino a lui? No, resiste a tutti gli attacchi, non gli faccio assolutamente niente. Ecco, stavo giusto al centro. Ok, con questo attacco funziona. Ok, è andata. Sbloccato quello. Dopo lo andiamo a riprendere. Come stiamo? Monete? Male. Questo mi riporta... Non ho idea di dove. Beh, qua 3 ore però. Ok, posso sbloccare questo. Velo da ninja viola. Segrete completate? No. Ancora avanti. E siamo all'uscita qua però. Quindi mi manca ancora qualcosa. Ma credo di aver visto tutto. Giù ci sono andato. Quindi è dove ho combattuto. A meno che non c'è un passaggio che non ho visto. Allora, qui mi portava. Proviamo a riandare qui. Forse qui c'è un passaggio in basso. No. Ai lati. No. Qui no, qui neanche. Non ci sono passaggi e qui neanche. Qui neanche. Qui no. Non ci sono passaggi, cioè che cos'è che non ho concluso? Riproviamo ad andare qui. Non capisco che cosa mi manca. Ah, questo. Benissimo. Ok, adesso è completato. Benissimo, possiamo andarcene. E direi di andare a salvare e poi andare a vedere quella lì in alto. E poi vediamo, c'era pure una cassa dorata. Facciamo fuori questi due. Allora, il salvataggio era qui, c'è 8 doggo, però le armi vanno bene così, quindi mi serve Kit Kat. Allora, vediamo, la cassa dorata. Lì non c'è niente, dove sta? Lì, quindi ok, devo fare praticamente il giro. Prendiamo prima le monete. Ah, posso salvare pure qui, però... Andiamo ad aprire prima la cassa. Vediamo che ci trovo. La mazza da spettro. Stiamo 83. Salviamo e andiamo a vedere qua dentro che cos'è che non ho preso. Ok, andiamo. Non ho visto che livello era. Prova di Rewfauser. Che cosa mi manca qua?
voi che lanciate sfere così. Allora. Ok, questo. Quindi andiamo qui. E proviamo i lati. Quindi da qui non ho idea. Boh, vabbè. Cioè, potrebbe essere ovunque quella che mi manca. Ciao. Non ho idea di dove sia la... Ci sarà una cassa, una cosa minuscola che mi manca, sicuro. Ok, qui non ci sono passaggi. Torniamo indietro. Niente, le dovrò fare tutte. Quindi andiamo a quella dopo. Eccolo, ciao. Da te ci vengo dopo. Leva la protezione, bravo. Combattiamo alla pari almeno. È facile far grosso con la protezione. Andiamo, ok. Quindi qua, niente. Proviamo l'altro lato. Di qua. Sembra niente, facciamoci tutto il giro. Vediamo che ci sta. Una sfera che mi sta per sparare. Qua si passa, sì. Ecco, mi mancava questa. Cioè, gira da bardo. Ok, finito adesso, sì. Segrete completate, però ovviamente non posso uscire se non prendo tutto. Da qua pure si va da qualche parte, no. Andiamo a far fuori quelli sotto. Ok. Certo che un tasto per correre sarebbe stato utile. Cioè, vanno abbastanza veloci, però. Andiamo a vedere se più avanti c'era qualche altra cosa, ma mi sembra che non c'è niente che posso prendere lì, quindi possiamo andarcene. Ok. Quindi completata anche questa. Via. Qui che ci manca? Allora, qui in alto. Lì c'è una cassa. Sarà abbastanza inutile perché non è dorata, però andiamo a vedere che ci sta dentro. Il velo da ninja, vabbè. Ok. Qui niente. Lì esperienza, ma non ci faccio niente. Ok, andiamo alla missione di livello 95, che è dritto di là. Facciamo fuori questo, tanto per... Visto che ci siamo di passaggio. Questo dovrebbe essere di livello abbastanza alto, perché lo vedo abbastanza resistente. Quanti ne sono, tra l'altro? Ok. Morto. E andiamo a fare la missione, che dovrebbe essere qui. Ok. Io mi andrei a prendere pure i punti esperienza qui. Ok, questo è un po' più debole. Fatto. Prendiamoci i primi punti esperienza e poi le monete. E andiamo a fare la missione. Senti, a te ti lascio sta. Andiamo. Ok, livello 95. Si può fare, dai.
Sì. Sapete, quando dicevo vicino intendevo seriamente come un prurito sul naso. Posso grattarlo, ovviamente, ma forse potete aiutarmi a grattarlo. Che devo fare? Devo grattare il naso? Un attimo, il prurito si è spostato. Ora è sul mio corno. Io so che sto a fare una cosa che è meglio non fare, però... Tornato sul naso. Io credo che sto a risvegliare chissà che cosa. E mi attacca. Che è successo? Ecco, finalmente c'è qualcuno. Immaginavo. Stavo aspettando. Trovate un modo per raggiungermi. No, ma perché? Ma no. Per me me ne posso pure andare. Che è quella freccia di là? Ma io me ne voglio andare. Non lo voglio raggiungere. Cioè, teoricamente ci dovrebbe essere una strada. Qua, che è rotto, sì. Ma perché ti devo raggiungere? Ciao? Posso non raggiungerti? No, eh? Vabbè. Andiamo. Verso l'alto? No. Verso il basso? Eccoci. Dai! Dove devo andare? Però lì su, lì non ci posso andare. Passiamo da qua. Eccoci, benissimo. Ok, penso che dovrò passare da qui, però prima... Ancora non ho capito perché non mi sposto quando stanno per colpire. Sono un po' troppi forse. Ok. Ci sono due punti, quindi vediamo questo. Non vale però, non... Niente, li faccio fuori tutti, però non posso prendere... Tu non... Che lanci magia a caso tu? Voglio vedere invece l'altra. Benissimo. Mi sono sbagliato, mi sono sbagliato. Voglio andare via. Andarvene. Qui lì sopra non ci posso andare. Cioè, dai. No, sempre qua vado. Ciao. Facciamo che non mi attacchi. Non voglio lottare, volevo solo darvi questo. Ah, ok, grazie. La mostra di lupo, ho bisogno di ricordare di vedere la verità. Questa prigione mi ha indebolito troppo, spero che le mie ultime parole lo raggiungano. Grazie, pensavo che già c'era un mega combattimento. Ok, fatto. Che è successo? Re misterioso, vuoi andare? Ti ho dato tutto, resta e combatti per me gli ultimi sforzi affinché tu avessi solo me, non sono serviti a niente. E se ne va il re. Ok, un attimo. No, io non intendevo dire quello. Basta, ascoltami tu. Praticamente era il drago. Wow, era un ruggito di drago. E perché quel re sembra molto cattivo? Non ne ho idea. Un attimo, riconosco quel simbolo. Il simbolo del sangue di drago. Ma perché è qui? Perché mo compare un drago enorme. No? Ok. Quindi, finita? Devo pensarci bene. Penso che resterò ancora qui. Missione completata, livello 110, benissimo. Qui, livello 100 ancora. Però vorrei salvare prima.
Dai, ma non c'è un coso per salvare vicino? Dai, non è giusto. Cioè, non mi puoi mettere... Dove devo andare a salvare? Cioè, non c'è un punto per salvare. Qui però c'è una cassa d'oro. Quindi io intanto andrei a prendere quella cassa d'oro. E poi da lì vediamo se c'è un punto per salvare più vicino. Dov'era? Ok, ci siamo quasi. Allora, ritorniamo al gatto intanto. Che mi spari tu? Cioè, uno cammina tranquillo e gli sparano. Ok. Cassa d'oro, eccola. Drago del vuoto, benissimo. Vediamo se da qui adesso... c'è quello come punto di salvataggio, andiamo. Ok, dov'è? Qui. Perfetto, direi che vado a fare l'ultima missione, quindi quella lì di livello 100. Quindi risaliamo. Evitiamoci i combattimenti, andiamo diretti. Così perdiamo meno tempo. Da qua si passa? No. Dov'era? Lì, ok, ci siamo quasi. Niente, mi stanno a sparare tutti. Cioè, proprio tutti. Ok, facciamo quest'ultima missione. Sento l'ultimo ricordo che mi sovviene. Svelti, dobbiamo vederlo insieme, dai. Facciamo quest'ultima missione e poi chiudiamo il video. Ho iniziato a ricordare molte cose. All'improvviso c'è quest'ultimo ricordo, è molto importante. Zampe pronte. Qua c'è un combattimento sicuro, bello forte. Pensavi che il Drago ti avesse reso potente? Forse sei l'unico sangue di drago tra i cani che sia mai esistito, ma evidentemente non sai nulla. Sembra che io non riesca a controllare te e il tuo potere anche dopo tutti questi anni. Quindi è stato inutile distruggere la tua famiglia, non importa. Ti bandisco, ti rinchiuderemo così nessun altro potrà usare quel potere. Disperderò i tuoi ricordi nascondendo negli oggetti che ami di più. L'ho ritrovati tutti tanto, che è quella? Ah, ritrovato. Quello pure era, non era un oggetto quello. Sino a quando non ricorderai nulla resterai bandito. E si è ricordato tutto, quindi era ora. Il sangue di drago. Finito? Non lo so, non la vedo bene. Ha distrutto la mia famiglia solo perché ero l'unico cane sangue di drago. Mi voleva come arma segreta. I re dovrebbero essere buoni. Noi siamo buoni, te lo ricordo, eh. Guardando voi, anche voi. No, no, noi siamo buoni. T'abbiamo aiutato. T'abbiamo aiutato. Niente, eh. T'abbiamo aiutato. Niente. Ok, fatto fuori uno. Sì. Ok, fatto fuori un altro e rimane solo lui. Eccomi, dai. Ok, è andata. Ma hai capito che siamo buoni? Gli è cascata la testa. Grazie per avermi liberato in questo modo. Non sono più bandito. Mi ha lasciato una testa enorme però. Elmo da spettro. Che non ci faccio assolutamente niente. Vabbè, sono contento. Livello 111, ottimo. Vediamo, le missioni ne manca una. Cioè, c'ho un'ultima missione secondaria da fare. Io vorrei andare intanto dai gatti, quindi da Kit Kat praticamente. Anzi, vorrei andare prima a quella caverna dei cactus. Quindi diciamo che prima di chiudere questo video farò anche la caverna dei cactus, che
non ci sono proprio andato. E poi andrò da Kit Kat. Cioè, se ci posso entrare nella caverna dei cactus, perché non è detto. Vediamo. Livello 100, entriamo, dai. Qui che cosa c'è? Qui vive la madre dei cactus, indietro. Forse avrei dovuto salvare? Forse sì. Allora, vediamo se riesco. Allora, intanto cerchiamo di far fuori tutti. Benissimo, quello non sono riuscito a evitarlo. Ah, intanto ecco l'ultima pietra che mi mancava. A te ci penso dopo. Ma i cactus si rigenerano? No, se si rigenerano devo decisamente far fuori la madre dei cactus prima. E non la posso far fuori. Ah sì, la posso far fuori. Dai, levati, levati. I cactus si rigenerano di continuo, quindi se non faccio fuori lei. Ok, è andata. Quindi penso che ora i cactus non si dovrebbero rigenerare più. Ok, mancate voi due. Perfetto. Quindi, vediamo che cosa ci regala. Zero forza di volontà. Ah, si rigenerano ancora i cactus. E stirpe reale, risvegliate il potere che c'è in voi. Che ho preso? Ha imparato celestiale. Anche il mana è aumentato. Segrete completate. E ho preso tutte. Celestiale che cosa fa? Scatena un enorme raggio dallo spazio. 20 MP. Non so se io come ultima cosa ho Gat Trappola, che però mi piace. Questo giallo aumenta i danni fisici degli alleati, non lo sto mai usando. E questo zampa curativa mi serve. Le fusa fiammeggianti. Allora io sostituirei questo con questo, quindi qui.
E vediamo invece il cane ha zampa congelante che è utile, lo scudo è utile, la forza, un tornado roteante e il fulmine, quindi non so se dargli l'aumento dei danni fisici. Vabbè, no, va bene così. Facciamo fuori un po' di quelli che si sono ricreati e poi esco da qui. Magari riesco a salire di un altro livello. Va bene, dai, basta, usciamo. Ok. Quindi, ora puntiamo. Anzi, andiamo a vedere se questo col punto interrogativo ci possa entrare. Livello 80, adesso sì. Però non c'è un punto di salvataggio vicino. Anche se vorrei farla. Mi manca una sola missione secondaria, però non vorrei fare video troppo lunghi. Cioè, ho deciso comunque di mantenermi sotto. In realtà già ho superato il tempo che avevo deciso, quindi volevo mantenermi sotto i 40 minuti. Già superato, quindi andrei dai gatti, che ancora in realtà non ci siamo. Qui c'è pure un altro. Se c'è un punto di salvataggio qui. No, non c'è. Altrimenti avrei salvato. Dove stanno i gatti? Ok, giù lì. Quindi scendiamo, perché vorrei andare a migliorare le armature. Però senti, te ti lascio stare. Diciamo finiti i combattimenti, arriviamo solamente da Kit Kat. Ok, qui c'è il livello 100, quindi ci sarà l'ultima. Questa è l'ultima missione, tra l'altro, 66 di 67. Non so se c'era. Questo lo facciamo fuori. Ok, vediamo. Tu dopo, vediamo se c'è anche Kit Kat. Non c'è Kit Kat qui. Sì, c'è. Quindi andiamo da Kit Kat, miglioriamo le armi, salviamo e poi il resto nel prossimo video. Cioè le armi, miglioriamo le armature. Allora, ho. Questa che è di livello 20, quindi la devo far salire un po'. Le altre sono di livello 50, questa 43. Comunque iniziamo da questa di livello 20, alziamola di intanto 10 livelli. Ok. E anche questa che è livello 43, 44, 35, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, portiamola a livello 50. E vediamo che cosa c'è ancora il livello 20, oro insufficiente, niente, ok. Può bastare così, quindi abbiamo migliorato un po' le armature. Andiamo a salvare e poi nel prossimo video farò l'ultima missione secondaria. Completerò, vediamo che quante mancano, 10 ancora, 10 caverne ancora, quindi 10 sotterranei, quindi ci sarò, inizierò subito con la missione secondaria, quindi finiremo quelle. Vedremo le caverne rimaste e poi probabilmente, non credo nel prossimo, ma in quello dopo andrò con la missione principale. Quindi ultima missione secondaria, caverne nel prossimo video. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, quindi suggerimenti, qualsiasi cosa, scrivetemela nei commenti. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.